Palermo ha giocato bene. Sì, la parte finale del primo tempo magari c'è stato un calo, però ci sta anche in un campo come quello del Catanzaro. Non possiamo pensare di dominare in tutti i campi. Poi nel secondo tempo sarà calato un po' il Catanzaro, è salito ancora di più il Palermo. E nei minuti finali devo dirti: guarda, se la partita fosse finita 10 minuti fa mi sarei accontentato del pareggio. Ho un po' di amaro in bocca perché ho visto nei minuti finali la possibilità di poterla vincere, però va bene così. Peccato perché non è stato preciso in fase di finalizzazione. Questa è l'unica colpa che mi sento di dare al Palermo in questa sera, perché poi comunque ha speso tantissime energie, ci ha provato, si è spinto in avanti. È mancato, come spesso accade, qualcosa in più di precisione negli ultimissimi metri, nell'ultimissimo passaggio. Un Segre davvero mostruoso, sesto inserimento devastante per il giocatore che si conferma non solo un dottore, come viene soprannominato da molti, ma anche cavallo pazzo, così come lo aveva soprannominato invece Eugenio Corini durante il ritiro precampionato. Bene la prima per Ranocchia, un giocatore che ha confermato di essere di categoria superiore, bravo nei palleggi, si è fatto trovare pronto. Mi è piaciuto, anche se ha giocato pochissimo, Vasic, che anche nella scorsa partita aveva dimostrato di voler stare in questa squadra. Dispiace per Soleri perché ancora una volta da titolare purtroppo non ha segnato, non è andato al gol, però tutto sommato un Palermo che ha dimostrato di poter dire la propria in questo campionato di Serie B. Classica partita sulla quale alla vigilia metteresti la firma per il risultato che poi effettivamente abbiamo visto questa sera, un pareggio, ma che dopo che l'hai vista dici no, dovevamo vincere, la potevamo assolutamente vincere. Però sono contenta dell'atteggiamento della squadra di Corini oggi in campo, comunque di un altro risultato positivo perché un punto lo portiamo a casa, teniamo il Catanzaro a meno due, quindi alla fine sono soddisfatta. Pugilato avremmo vinto noi ai punti perché abbiamo avuto più occasioni. Il rammarico da parte nostra perché avremmo potuto portare i 3 punti a casa. Abbiamo avuto più occasioni, quella su tutti Soleri all'ottavo, Mancuso alla fine e il palo volendo da una direzione di un difensore, ma chi se ne frega, dico, ma sempre un'occasione è. Dico, loro hanno tirato una volta in porta e dico una volta in porta con i nostri rimpalli, quindi il rammarico c'è, però guarda, io guardo sempre in maniera positiva come tutte le volte che mi inviti e ti dico che questo Palermo così mi piace.